nostra strategia di Terranova è quella di sviluppare i mercati internazionali, specialmente con un focus particolare in Europa e sui mercati, diciamo, più vicini all'Europa, quindi i mercati dell'Asia e Asia centrale. Essenzialmente sviluppiamo una strategia che è basata sulla presenza in loco, quindi presenza locale con nostre risorse, la formazione di risorse locali e lo sviluppo di attività di supporto ai progetti di start-up e di maintenance successive. I progetti sono tutti basati su tecnologie che Terranova porta a livello internazionale nella sua suite Terranova Smart Network, legati al mondo dello smart metering, smart grid, workforce management e tecnologie di GIS immobilità, quindi la portale di GIS immobilità. Dal punto di vista quindi delle strategie sono diversificate, presenza in loco con una propria struttura o presenza attraverso dei partner selezionati che hanno capacità, hanno dimostrato capacità progettuali e interazione con i mercati di un certo livello. Questa strategia, ad esempio, viene portata avanti in Spagna e in Grecia. La presenza invece diretta viene portata avanti in Inghilterra e in Central Asia, con la nostra sede in Tashkent, in Uzbekistan, per sviluppare i mercati limitrofi. Stiamo aprendo anche mercati nordamericani e canadesi, con il nostro partner Pietro Fiorentini, e su questo abbiamo nel 2022 grandi aspettative. Uno dei mercati più interessanti per noi è quello del mercato del settore idrico, in special modo riferito alle tecnologie di smart metering e smart grid che stiamo sviluppando a livello europeo, italiano-europeo, in particolar modo con la Spagna attraverso il nostro partner Telefonica, Spagna e paesi del Sud America, Latin America, e l'Inghilterra, con la nostra presenza diretta di Terranova UK e i nostri partner locali. Essenzialmente quindi un mercato di grande espansione, di grande soddisfazione, in cui mutuiamo una serie di competenze sviluppate nel corso degli anni nel settore elettrico e nel settore del gas.